Ciao ragazzi, tutti sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio della League of Learning. Allora, vedevo di due cose. Ho ripreso a giocare Zed in streaming perché c'è una nuova build su di lui che funziona bene e mi sta anche divertendo tanto. Quindi oggi in streaming alle 15, se venite me lo potrete usare. E un'altra cosa, sto cercando un editor. Sto cercando un editor per il mio ultimo streaming, quello di ieri, è stato molto bello. E mi piacerebbe che venisse fatto una specie di video di 12, massimo 15 minuti in cui vi faccio vedere... ci sono i momenti salienti, insomma, della live. Come fanno gli altri YouTuber, come fa Stylish, come fa Red Mercy o chi volete voi, insomma. Se c'è qualcuno disposto a farmelo, che è capace... scrivetemi pure sulla pagina Facebook, su Instagram o qui sotto. Non deve essere nulla di complicato, ragazzi. Un semplice taglio e cuci, niente roba tipo rallentamenti o truzzate varie. Pulito, semplice, carino. La musica di sottofondo c'è già, quindi semplicemente è solamente un taglio e cuci. Lo farei io stesso, ma non ho veramente tempo di riguardarmi 3 ore di live per vedere tutto quanto, ragazzi. Non ho veramente tempo, purtroppo. Se no, lo farei io stesso. Allora, parliamo un po' di Rexiler. Rune l'ho lasciato per 30 anni qua. Togliti. Rune, vi togliete? Ok, vabbè, le tolgo io così, fanculo. Allora, parliamo un po' di Rek'Sai. Pro fa dei gank fantastici in early game, veramente, veramente forte. Ha altissima mobilità e velocità nel fare i campi della giungla. Può anche tranquillamente invadere sfruttando la visione data dalla sua passiva, anche se bisogna abituarsi a vedere attraverso i cerchietti. Ora ve lo spiego, sono i cerchietti, tranquilli. E ha anche un buonissimo sustain in giungla dato dalla passiva della sua W. Dalla W, se non sbaglio. Contro, non ha statistiche buone questo champion, nel senso statistiche tipo di attacco, di armatura, crescono molto lentamente, quindi è un po' più scarso degli altri jungler sotto questo punto di vista. Inoltre, non ha una build che gli si addice particolarmente. Cosa vuol dire? Che o lo fai full tank, però poi pecchi in danno, o lo fai full danno, ti diverti perché è divertente, snowballi e fai tanti danni, però poi non tanchi un cazzo. Quindi è un po' così così, non puoi fare metà e metà perché non farai né l'uno né l'altro. O lo fai full AD o lo fai full tank, quindi... per forza così, ma se lo fai full AD lo devi fare full AD ma pesante, tipo di Infinity Edge e altre cose, insomma. È divertente usarlo full AD, per carità, è veramente divertente perché fate un casino di danni allucinanti, però non tankerete un cazzo. Alla fine lui è un off tank, è un semi tank, quindi dovrebbe tankare un pochino. Passiva, quando non sta sottoterra, sì, perché questo champion scava tipo una talpa, quando non sta sottoterra Rek'Sai genera furia attaccando e la consuma per curarsi quando torna sottoterra. Avete una barra sotto al posto del mana che diventa rossa e più la caricate più verrà consumata per poi curarvi successivamente. La Q, i prossimi 3 auto-attacchi di Rek'Sai sono più potenti e fanno anche un piccolo danno ad area. Quando invece è sottoterra, la Q diventa uno skill shot abbastanza lungo che rivela per 2 secondi e mezzo le unità colpite. Rivela quelle non invisibili, ovviamente. W, Rek'Sai va sottoterra e guadagna nuove abilità. Ha visione ridotta, nel senso che diventa offuscata la visione, non so come spiegarla, ve lo farò vedere. Guadagna più velocità di movimento e riesce a percepire la presenza di nemici vicino a lui tramite dei cerchietti che esteri lasceranno a intermittenza. Quando siamo sottoterra non vediamo quasi nulla attorno a noi, ma i nemici, compresi i Minion, lasceranno a intermittenza dei piccoli cerchietti per farvi capire per l'appunto che sono in quella posizione. Se i cerchietti sono grossi sono dei champion, se sono piccolini sono dei Minion o dei mostri della giungla. Riutilizzandola sbucherete fuori dal terreno facendo danno a tutti i nemici che incontrate sopra di voi e li sbalzerete anche in aria. La E, Rek'Sai morsica il nemico facendo danno fisico. Se fatto al massimo della barra della furia farà più danno e inoltre farà anche un bonus del danno puro. Molto forte questa cosa. Se l'utilizzate al massimo della furia fate un botto di danni con la E. Se utilizzata sottoterra invece scava un tunnel nella direzione scelta lasciandone un altro dietro di sé e collegando. Praticamente diventa un tunnel di qua e uno di là collegato, che potrete poi riutilizzare dopo un certo tot di secondi. Solamente 8 tunnel possono rimanere contemporaneamente sulla mappa. Non potete farne 2000 come le ultime team, purtroppo. Sarebbe stato divertente, ma purtroppo non è così. La R. Allora, i nemici colpiti da qualunque delle abilità o degli attacchi di Rek'Sai vengono marchiati per 5 secondi dalle sue abilità. Allora, vediamo. Ok, vedete? Vedete quello che dicevo prima? Che vedete, non vedete praticamente un cazzo.
Però vabbè, cioè, ci sono i cerchietti sui, o sui Minon o sui Champion Nemici. Non funziona sui mostri della giungla, pensavo di sì. Madonna che danni che mi stanno facendo. Dicevo, dopo che i nemici sono stati marchiati, potete ricliccare la R, che ha un range abbastanza lungo. E Rek'Sai praticamente va sottoterra e parte a razzo sul nemico scelto. E gli fa un bel danno fisico e anche un danno percentuale sulla vita mancante. Allora, questo è il range su cui potete tirare la Q. Per clearare i campi non è nulla di complicato. La Q ce l'abbiamo anche in pochissimo tempo, quindi è abbastanza facile fare il clear nei primi livelli. La barra della furia tenetela sempre più piena possibile, così vi curate. Ok, perfetto. Poi vedete, questo è il tunnel che ho lasciato dietro di me. E noi possiamo, quando si ricarica, possiamo ricliccarlo tranquillamente. Cioè, per tornare così, guardate. Oplala! Visto? Allora, qual è il jungler nemico? Lee Sin. Andate sempre sottoterra quando siete in giungla. Vedete i cerchietti? Questo è il Giorgio. Questo di Giorgio viene segnato con il cerchietto piccolino, per farvi capire che non è un campione nemico. Allora, io penso di poter gankare Katarina. Se c'è lì sin qua nei dintorni, ci verrà segnalato. Mi sa che non posso, eh? No. Non posso gankarlo perché è pieno di minion. Ma in realtà posso. Ok. Non utilizziamo nulla. Che cazzo fa Katarina? Che stupida. Qua non ho utilizzato la E, perché semplicemente c'era il CC. Lee Sin. Eccolo. Lo ammazzo, eh. Lo ammazzo, è pazzo questo, raga, è pazzo sto tipo. E aveva già preso il blu. Ok, come avete visto, c'era un cerchietto grosso qua e io ho capito che ci stava Lee Sin. Perché è così che riuscite per l'appunto a sfruttare... No, bastardo. È così che riuscite per l'appunto a sfruttare... Non so se riusciamo a killarla, A sfruttare la sua passiva. Vediamo un po'. No, peccato, raga. Allora, si può interrompere la E di Camille se avete un buon tempismo. Ci ho provato, non ce l'ho fatta. Unlucky. Peccato. Vabbè, fa niente. Ho già preso due kill. Penso di snowballarlo questo game, in teoria, eh. Vediamo la furia. Ok, siamo al massimo. True damage. Poi per il resto, Rek'Sai non ha meccaniche troppo complicate. C'è una cosa che potete fare quando siete sottoterra con il flash. Praticamente, se flashate e usate immediatamente la W sottoterra, fate un knock up che è un CC garantito e che fa anche parecchio danno. Prova ad aiutarla, ma... No, probabilmente non posso neanche. Cioè, vediamo se vuol divarla. Se vuol divarla ci vado. Ok. Ah, peccato, aveva il flash. Vabbè, almeno ho evitato che la divasse, perché poteva tranquillamente divare. Questo è un problema però, perché... Vabbè, lei non ha mana, ma mi sa che Fiora muore. Non posso farlo. Devo per forza aiutarla. Mei, ci vuoi morire? Non lo so. Se ci vuoi morire io ti lascio, eh. Se ci vuoi morire io ti lascio. Ovviamente i tunnel possono essere distrutti. Questo qua ci muore adesso. Ma non è affar mio. Facciamoci i cazzi nostri. Facciamo così. E... Ah, le scarpe. No, prendiamoci le scarpe. Qua mi faccio direttamente la Tiamat e vado di Ravenous Hydra. Perché, visto che sono così tanto avanti, anzi, in realtà neanche più di tanto, visto che ho sprecato un botto di tempo topline. Però, visto che comunque sono avanti, i campi me li faccio più veloci e... I campi me li faccio più veloci e riesco anche a fare molto più danni nei gank. Ok. Visto, ora ci metto 2 secondi a farmi un campo. Allora, mid lane, penso che questa qua l'abbia ucciso. Ok. In teoria possiamo pushare. Potremmo anche venire al Drake. Se lei viene con me, ci facciamo il Drake. E poi magari ganchiamo anche botlane. Ok. Il Drake non dovrebbe essere troppo complicato da fare. È anche un drago della montagna, quindi... Non dovrebbe essere troppo complicato. Ora però non so dove la botlane... Ok, la botlane se ne va. Perfetto. Dovremmo farcela proprio tranquillamente. C'è anche lo smite. Guardando che lì sì, non mi sbuchi dal nulla.
Ok. Perfetto. Ok, Lissina è là. Lissina è là, ma a me non frega un cazzo, perché non... Non vale la pena adesso andare a... andare a rubargli la giungla. Cioè, potrei, eh. Potrei tranquillamente farlo, ma preferisco di gran lunga fare dei gank. Ce la possiamo fare? C'è Blank? Vabbè, non lo so, potremmo andarci, fa niente, fa niente. Allora, andiamo a farci i nostri campetti. Ok, no! Pezzo di merda, mi ha stirato il lupo grosso! Bastardo! Raga, mi ha stirato il lupone! Io dovrei counter junglarlo, cioè dovrei proprio. Perché ne sono in grado, ne ho le capacità, e lui è abbastanza scarso. Cioè, già è Lee Sin, quindi è scarso di suo. Ok, ho la R. Ora diamo il blu alle blank e ganchiamo un po' la botlane, che non ho ancora fatto un passaggio. Summoners botlane. Brava Fiora. Ora vediamo se le blank vuole questo, altrimenti me lo prendo io, amico, eh. Se non vuoi tu me lo piglio io, te lo sto dicendo. Ok, pare che lo voglia. Diamo gli altri colpetti. Curiamoci. Ma dove cazzo? No, ho sbagliato! Sono andato dall'altro lato perché ho cliccato per sbaglio. Allora. Vai. Vai, ragazzo. Non ho il flash, purtroppo, però è morto questo. Ok. Tanto questo muore. Non uso la R perché non serve. Mi sono preso double kill. E io vado in giungla nemica adesso, ragazzi. Perché tranquillamente posso farlo. Loro non hanno... Loro non hanno la bot lane. E posso tranquillamente farlo. Non c'è, eh? Non c'è. Mi sa che Lee Sin si è fatto tutto quanto. Tutti i campi si è fatto. Si è fatto pure questo? Oh, si è fatto tutto. Qua faccio così perché... Ok, qua ho fatto così perché non volevo che, non so, Katarina usasse qualche spell strana su... Cioè, non spell strana, che raggiungesse in qualche modo Katarina. L'ho anche un po' sprecato, forse, però... Who cares? Fa nulla. Sono gigante. Sono enormemente enorme. Allora, mi vado a fare... immediatamente questo. Su... No, che cosa sto facendo? Mi vado a fare immediatamente qua. Ah, non posso. No, non posso per poco. Beh, facciamo così che è anche più equilibrato. E ci facciamo le ninja tabi, dai. Che va bene, loro sono tutti attacca, tranne Katarina. Siamo veramente forti. Ora ci facciamo l'oggettino AD da jungler. Poi finiamo la Ravenous Hydra. O Hydra, o che dir si voglia, come si chiama lei. E poi ci possiamo fare Black Cleaver, è buona. Ma visto che voglio andare veramente full AD, probabilmente metto Infinity Edge. O qualcos'altro, non so, una Guardian Angel. Se mettessi la Guardian Angel subito sarebbe tanta roba. Oh cazzo. Ah, peccato. Amico, non ci posso fare nulla. Non farcela. No. Non penso di farcela, eh. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ok. Peccato per lo shutdown che ho dato. Sono stato un po' pollo qui. Sono stato un po' pollo qui, lo ammetto. Ammetto di essere stato un po' un pollo greedy, però almeno ho preso anche il flash di Camille. Non ho flashato subito sulle sim perché sapevo avere la R. E sarei morto instant. Vabbè, va bene lo stesso, dai. Ho dato uno shutdown importante, eh. Quello è vero. Però... Però... Il Lee Sin non penso sia così tanto furbo da sfruttarlo. Allora, le blank mid sta dominando. Anche se io le kill, praticamente fregate tutte. Cioè, fregate. Le ho prese. Come giusto che sia. Provo ad aiutarla. Mi dispiace, amico. Vabbè, unlucky, ragazzi. Questo è veramente unlucky. Questo è veramente unlucky, non ci potevo fare nulla perché LeBlanc si è fatta prendere dalla Q di coso. Ah, brutto, brutto, ora sta 5-1. Ok, questo è un problema. Questo è un grave problema.
Mi sa che non dovevo neanche andare ad aiutarlo. Purtroppo senza R ci potevo fare poco. Caterina è rimasta pure ferma come un ceppo a fare chi lo sa che cosa. Colpa mia, qua devo farmi i cazzi miei. Allora, per fortuna botlane hanno vinto con una mia con una sola mia gank. Quindi ora loro potrebbero anche scambiarsi con la top lane e prendere tutto quanto. Io mi faccio un attimo i miei campi perché ho perso parecchio da questa cosa. Visto, come vi avevo detto, facendo questa build, siamo tanto squishy, quindi non tanchiamo un cazzo. Cioè, posso prendere il ninja tabi, ma pure con quelle non tancherò una sega. Però i campi me li faccio alla velocità della luce, almeno quello. Che drago è? Un'altra montagna, e quello lo vorrei, ma prima devo prendermi il Drake. Prima devo prendermi il Red. Fiora spero non ci muoia, brava Fiora. Che faccio? Lo rifaccio? Oh Cristo. Spostati da lì. Ok. Perfetto. Guarda che ci muori, eh. Guarda che ci morite entrambi, eh. Ci morite entrambi, ci morite. Cazzo, non ho visto. No, sono stato anche lì, al peccato. Forse l'avremmo fatta. Non ho totalmente visto Caitlyn. Cazzo, sono andato in... Sono andato totalmente in... come si dice? In tunnel vision. Colpa mia. My bad. No, non lo killi. Colpa mia qua, colpa mia. Lui poteva farsi anche il drago, in realtà. Lui poteva farsi anche il drago. Allora, io vorrei il Picaxe. Ho 200 di AD. Mucho bueno. Ora vado a farmi il Fire Drake. Eh sì, il Fire Drake. Ma perché continuo a sbagliare? Vado a farmi il Red, perché sono entrambi rossi. Sono entrambi rossi. Che poi non è nemmeno un Fire Drake, sono proprio pirla. Vado a farmi il Red e poi let's do Drake, boys. Poi è un drago, non è... first Red. Prima il Red. Prima il dovere e poi il piacere. In realtà sarebbe il contrario, perché il Red è un piacere. Non è che... mi serve, per carità, però sarebbe più utile. Ragazzi, c'è un signor Lee Sin qua. Io la R non ce l'ho. Il blu sarebbe da prendere. Non voglio rischiare di fare... Ok. Ok, dicevo, ho anche usato lo smite come un cretino. Dicevo, non voglio rischiare di fare il drago con no smite, con Lee Sin up, perché sapete come fa Lee Sin, no? Ci mette veramente poco a stilarlo. Beh, loro non hanno modo di stilarcelo. Sono tutti quanti via e non hanno ulti globali, quindi non hanno modo veramente di farlo. Ok. Ogni tanto potreste incepparvi con la visuale appena usciti dal tunnel. A me capita, perlomeno. Ok. Perfetto. Andiamo via. Andiamo via. Ok, ho tirato la Q. Benissimo. Boppi. La ulti è anche molto buona per salvarsi il culo. Non sempre funziona, ma quando funziona, funziona. Peccato che c'è morta. Però vabbè, abbiamo fatto uno per uno. Io ho preso, penso, lo shutdown su... No, sto cazzo. Dai! Non ho preso nessuno shutdown. A volte capita, molto spesso, anzi non a volte. Mi ammazza? No, scappa via. Dicevo che a volte capita, molto spesso, che cliccate per sbaglio il tunnel e partite a fanculo. Mi sta capitando troppo spesso. Oh, Leona! Vabbè, noi l'abbiamo detto, eh. Se muore, colpa sua. Se muore, is his fault. Esatto. Ok, sono 9-3. E io mi andrei a fare un Black Cleaver, ragazzi, perché questi qua stanno facendo armor. Però forse è meglio fare la Guardian Angel. Fare la Guardian Angel mi darebbe un casino di spike. Fare la Guardian Angel mi darebbe veramente un casino di spike. Pinghiamo, vediamo se lo vuole LeBlanc. Se non lo vuole lo prendo io, ovviamente. Uffa, lo vuole sempre. Noiosa. Yeah! Ragazzi, voi vedete Dragon Ball Super? Voi lo vedete Dragon Ball Super? Avete presente Freezer quando... fa il suo urlo strano quando va a combattere? È la stessa cosa che fa... È uguale, fa... Yeah! È la stessa roba.
Ora non so chi guarda Dragon Ball Super e chi si ricorda, ma a me sembra proprio uguale. Buongiorno. Salve. Ha un momento per parlare di nostro signore Gesù Cristo. Mi sa che non ha un momento. Purtroppo non ha un momento, mi dispiace per lei. Ora ce l'ha. No, mi sono suicidato, ragazzi. Mi sono suicidato. Aiuto. Aiuto. Me ne vado. Mi sono suicidato. E sarà un testimone di Geova questo. Non gli piace Gesù. Non gli piace Gesù. Ma perché c'è il bone plate qua, quella lì? C'è il resolve. No. Me ne devo andare. Mi dispiace LeBlanc. Spero che tu non ci morirai. Ok. Sono morto anch'io. Ah, purtroppo. Tanta armor c'è il signore. Non pensavo che LeBlanc morisse immediatamente. Non pensavo che LeBlanc morisse immediatamente. Colpa mia. Ah, perché a parte che non avevo vita, sono un, perché sono un cretino, non avevo vita. Non avevo né vita né ultimo perché ho voluto fare lo sborone su Katarina. Bot, why don't move? Mi. Lol. Un altro che fa mi. Ma cos'è sta roba? Perché la gente pensa che si pianga dicendo mi. Ma che problemi hanno? Sì, perché mi secondo loro è il suono, è l'onomatopia del pianto. Ma a volte la gente è strana. Fiora che fa? Vince 2-3. Ah, ma Fiora la Manamune? Lol. Perché Fiora la Manamune? Perché Fiora la Manamune? Vabbè, può essere utile, new meta. Però sei morta. Ah, meno male che le chiste sappiamo tutto quanto di sì. Tanto lui sarà inutile. Lui sarà totalmente inutile. Ui! Che era sto ruggito? L'ho fatto io? Eccolo, te lo tirano via. C'è? Red? Toby? Guarda, io me lo vado a fare qua, non è che ho problemi. Ma non credo con lo stile, no? Però la killo questa signora? Secondo me no. Ok, l'ho killata. Perfetto. Gli ho fatto un bordello di danno. Nice. No, non moriteci mid. Non moriteci amici, sto arrivando. Non so se riuscirò a carriare, ragazzi. Ho preso tutte le kill io purtroppo e i miei compagni non ne hanno. E questo è un po' un problema. Questo è un buon problema. È un buon problema. Che fai tu? Oh, raga. Ok, non mi ha preso. Quanto male che fa Lee Sin, raga. Piuttosto anche lui stava lasciando la Guardian Angel. Ma siamo uguali io e lui di build quasi, Solo che lui ha molta più armor e mi countera un pochino. C'è uno Shandrake che possiamo anche lasciarli. Tanto noi abbiamo due mounter, sono molto importanti. Potevo ultare su Leona, vero? Ma volevo tenermela per Lee Sin. Non ce la faccio. Cioè, posso rompergli il cazzo, magari, ma non più di tanto. Ah, non lo fanno? Perfetto. Ok. Io comunque mi faccio la Guardian Angel, come sta facendo Lee Sin. Troppo importante. Cioè, è meglio della... è meglio della Black Cleaver. Nonostante la Black Cleaver mi darebbe tanta penetrazione armatura, ma la Guardian Angel mi serve di più. Perché comunque io non devo fightare Lee Sin né Camille. Devo andare a fightare ovviamente il Carry. Che è Caitlyn. O Katarina. Probabilmente Fiora è morta un'altra volta. Io provo ad andare su da lei. Spero abbia la W. Ok, perfetto. Oh, che palle.
No! No, vabbè. No, vabbè. E che devo, cosa devo fare, eh? Non l'ho nemmeno killata. Basta! So useless wasted kill. Mate, che ci posso fare? Che ci posso fare? Che ci posso fare? Tu sei scarso. Io ci ho provato. Io ci ho provato. Sì, infatti, fiora col manamuno e il grasp. Il dead build. You can't speak. Imo. E non è flame, ma... Raga, c'ha una build di merda, eh. C'ha veramente una build di merda. Ah, mi stanno flamando perché ho la Ravenusite. Secondo voi cosa si mette su Rek'Sai? La merda. In teoria dovrei andare tank adesso. Perché non sono più tanto in vantaggio. Infatti mi faccio la Angel e adesso vado full armor, per forza. Per forza di cosa? Saranno primaid sti due. Sì, sono primaid, sì. Ok. Svelato l'arcano. Svelato l'arcano. Sono primaid. È abbastanza logico. Dmlg. Come facciamo a vincere questo game? Che sia più kill di me. Oh, non riesco mai a... Oh, perfetto. Ok. Buona. Perché ha flashato quella? Vediamo se riesco a interromperlo in qualche modo. Ok, non c'è andato, perfetto. Noi potremmo, in teoria... Io potrei divare qua. No, ma non è buono divare. Infatti... Non era una buona idea per niente. Volevo farmi lo Shandrake, ma non posso fare nemmeno quello. Ora vado a prendermi il blu. Questo me lo prendo io. No, ma lo Shand è andato. Il Black River non me lo faccio, raga. Vado un po' tankoso ora. Perché ho visto che non posso più abusare troppo della situazione. No! Vediamo se la spavento. Non la spavento. Peccato, non avevo nemmeno la R. Non potevo nemmeno far qualcosa. Allora, abbiamo due Mantling. Dovremmo fare un obiettivo grosso di quel Baron. Dovremmo fare onestamente il Baron. Io ripeto, i danni li ho, eh. Non sono una chiavica. Ok. Raga, mi date una mano? Una manina? Una manina? Nessuno? Ok, è un po' troppo tardi però, eh. Fiora continua totalmente a disinteressarsi di noi. Questo è un vero peccato. Dovrebbe in teoria aiutarci parecchio. Che mi faccio? Lo Sterak, vado di Sterak, vado di Sterak. Perché Caterina inizia a fare male. Caterina inizia a fare parecchio male. Peccato, se Fiora fosse venuta da noi, l'avremmo killati tutti quanti. Però quella zona di Katarina mi ha un po' spiazzato. Quella zona di Katarina mi ha leggermente spiazzato. No, anzi, teniamoci le ward normali. Aspetta che rimetto la voce normale che mi sto stordendo, eh. Buona, brava, attento al flash. Brava così. Ora torno indietro di là e scappa. Ma sei morta. Vabbè, ci ha provato. Gruppiamoci piuttosto. Piuttosto gruppiamo. Mica, c'è la Blood Tearster lì, sì. Lella. Ah, la Blood Tearster. Quasi. Dovremmo fare il Baron, in teoria. Abbiamo due Mountain. Cioè, lo facciamo praticamente subito. Quello è il 15. Male male. Fiora dovrebbe grupparsi con noi, ma secondo me non vuole. Molto realmente non vuole, perché l'abbiamo flammata per la... Poi flammata. Sto maiale mi ha flammato prima me. Raga, dovremmo fare il barone. Qualcuno viene a darmi una mano. Ora non sono in... Ah, c'è una cosa qua, c'è una pink.
Katarina è botto. Katabot, fight. Però Fiora deve venire da noi. To tank first, cosa? È molto un rischio, soprattutto perché non c'è nessuno da noi, ma... Oh, ma... Ah, è vero che avevo perso la Guardian Angel. Sempre in ritardo i nostri amici, comunque, Sempre perennemente in ritardo, ma forse riusciamo a fare qualcosa lo stesso. Ok, pilatela da Caitlyn, attenzione a Lee Sin che sta qua. Vabbè, è andata bene, un 2-1, poteva andare meglio se semplicemente venivano prima. Anch'io potevo voltare prima, quello è vero, però... Morto. Basta una E. Basta una E. Basta una E. Basta una E. Ecco, esatto. Basta una E. Basta esattamente una E. Ti fai uccidere davvero da Katarina? Really? Ok, però Varus picchia, Varus sta iniziando a picchiare. Fight, amico. Buono, bel kite. Buono, basta una freccia, dai. Frecciolina, opla. Ah no, ok, l'hai voluta finire di autoattacchi. Proprio da stronzo. La freccia ci stava. Chi è questo? Camille? Sì, vieni. Vieni, Camille. Vieni Camilla che ti faccio male. Ok. La Camilla l'abbiamo sfondata. La nostra top lane sta pushando a bestia. E qui c'è qualcuno. Arrivo. E quella è morta. Baron. Ragazzi, questa è la call vincente. Il problema sapete cosa? Il problema è Lee Sin. Ah, e anche che non volete venire. Ah, vabbè, ok. Allora lì sì, non è più un problema. Potremmo venire. Cioè, potevamo farlo. Varus non doveva recallare. Non penso che posso tankarmelo. No, niente, non si può. Dobbiamo farlo molto prima, ma Varus ha deciso di andarsene per motivi a me sconosciuti. Facendo il problema era Lee Sin, che ce l'avrebbe potenzialmente stilato, ma era andato back. Allora, io ho quasi lo Sterak. Tipo, mancano 15 gold. Group Baron. Diciamogli di gruppare al Baron. Fiora ha il TP, quindi può anche starsene via. Sono abbastanza grosso con Sterak, Lee Sin c'ha una Shin, io non so cosa vuole fare quel pazzo. Probabilmente vuole fare una Trinity, non si sa perché. Leave Drake. Allora, trade Drake for Baron. Come. Sì, ma venite infatti, cioè dovete venire. Loro andranno al Drake perché sono polli, voi dovete venire qua. Loro andranno al Drake perché sono dei polli. C'è anche Caitlyn Botry. Scommettete che sono al Drake, che Lee Sin è al Drake. Io lo so che Lee Sin è al Drake, raga, lo so. Perché è un pollo. Io lo so che Lee Sin è al Drake. Anzi, è Botry, è ancora peggio. Ancora peggio. Fiora ha fatto il suo dovere. Push top. Push top. Non recallare, push top. E le blank va via. Vabbè. Guarda, se ci muori... Se ci muori è strameritatissimo, eh? Ok, io lo di nuovo la Angel. Wart è Wart. Però dovete venire subito qui, come avevo detto. Unlucky, niente più. Che fatica, ragazzi. Dovevo fare un ambush qua. Guardate, è ancora botlane. Però le blanche continuano a non voler venire da noi. È allucinante. Varo si può pure prendere il red. Pigliati pure questo. Pigliati il red. Caitlyn potrebbe morire in teoria. No, ok, niente. Mate, vai via. Io ho anche un po' di gold da spendere, ma tanto non ho praticamente nulla da comprare. Cioè, in realtà potrei comprare un po' di armor, potrei comprarmi una chain vest. Ma infatti lo farò. Ok, non lo faccio più. Si è salvata quella lì, non so come. Raga, push mid, please. Cioè, se non sfruttiamo il fatto che abbiamo il barone. Se non sfruttiamo il fatto che abbiamo il barone, perché ce l'abbiamo? Domanda la mia, brava.
Vabbè, lasciamo pushare Fiora allora, dai. Tanto qualcuno dovrà andare da Fiora. Lasciamola pushare a questo punto. Dovrebbe essere buono, dovrebbe essere morto. Ok, perfetto. Lee Sin, volevi. Vabbè, uno non ce l'ha killato, ma molto buono. WP. Bravi amici. Brava LeBlanc. Ma bravi tutti in realtà. Io ho fatto un po' un cazzo, solamente non ho cappato Leona, però penso che abbiamo vinto il game. And in teoria possiamo finire. O forse no, perché non abbiamo la wave. Ma Kata è up, ma non è un problema. Kata sì, no cappa easy. Però mi sa che non possiamo finire. Cioè, Lee Sin ci sta dicendo di finire, ma mi sa che non possiamo. No, non possiamo finire in realtà. Cioè, se Varus picchia chi deve picchiare. Mamma mia, che sberla i danni. Ok. Ecco che lo Sterak fa il suo dovere. Guardian Angel fa il suo dovere. E noi abbiamo vinto. Mate, attacca il Nexus. Che danni. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il game. Guarda che sfigata quella che scrive Ezra. Spero che vi sia piaciuto il game. Noi ci vediamo oggi alle 15 in streaming. Ciao.